Buongiorno Loredana e bentornata su All Music Italia. Ciao, tanto tempo, è davvero un bellissimo appuntamento quando si fa qualche nuovo lavoro. Voi siete, diciamo, siete stati i miei accompagnatori per molto tempo, quindi è vero, un vero piacere. Beh, senti, parlando proprio di quello che è il singolo, è noto che per un artista e per una persona che ama la vita non basta una sola, ma ne bastano in questo caso 100 e forse no. E questo è un po' il messaggio di questo tuo nuovo lavoro. Sì, ho avuto veramente questa risposta con questo brano come testimonial comunque della vita, come testimonial che sicuramente si cade e ci si rialza. E questo la vita te lo permette se insomma tu ti aggrappi a lei e comunque credi poi anche in te stessa, in quella che comunque sono gli standard, no? I valori con cui nasci. Quindi è un bel messaggio, che la vita vince su tutto. E in questo caso, per la mia vita, è stata la musica che mi ha sempre, fatto vincere e sempre dato una mano ad arrivare dove io magari non, con le parole non sarei stata in grado. Quindi bellissimo, insomma, una bellissima cosa che Dio ci ha donato, la musica, questo linguaggio universale che è fantastico. Beh, a proposito di 100 vite, comunque è anche un augurio in qualche modo, può essere visto in questo modo. Sì, sicuramente come un augurio, ma siccome ogni vita penso che non sia poi diversa dalle altre, quindi ognuno di noi abbiamo delle prove che magari traduciamo col cadere, ma più precisamente le chiamerei prove che ognuno di noi siamo sottoposti per un'elevazione sicuramente maggiore, per un banco di prova che è sempre a nostro favore, ci dà sempre la possibilità di tirare sempre il meglio di noi stessi. Quindi un bel infinito la vita ti dà fino a che, insomma, abbiamo la possibilità di goderla. Senti, il brano porta la firma di Stefano Fabiani e Riccardo Rizzardelli, però nell'interpretazione io trovo una forza davvero unica. Si avverte quanto davvero tu senti questo brano? Eh beh, sicuramente, perché per me ogni brano è una verità. È una verità, è un trasporto, è una storia, è qualcosa che, insomma, si ramifica dentro di me per poi dare il mio suggerimento, perché poi il brano esiste già, però appunto poi introspettivamente sicuramente rivedo queste 100 vite che mi sono appartenute, anzi forse di più di 100 vite ho avuto. Quindi è semplicemente un incoraggiamento a non mollare mai e che comunque tutto il male non è poi così male da vedere, c'è sempre il rovescio buono della medaglia. Sta a noi poi avere come un cagnolino che deve cercare forse il tartufo, no? Che deve annusare, deve andare più in profondità nell'intimo. Io so che tra l'altro appunto il disco, questo singolo uscirà anche in una versione vinile 45 giri. Comunque è una questione anche di amore nei confronti della musica e anche di un certo tipo di supporto che ricorda il passato, ma anche proprio un certo tipo di ascolto anche visivo, se così possiamo dire. Sì, sicuramente la grana che ha il vinile non te lo può dare il digitale e quindi questo è una cosa in più che Azzurra Music ha voluto regalare, ha voluto comunque predisporre per chi appunto volesse questa edizione limitata di questo ritorno. Sicuramente non è una cosa che accade per tutti i singoli o comunque per tutti gli album. Questo è il mio primo vinile, quindi sono veramente felicissima e che possa essere l'apertura di appunto di tante belle cose. Poi anche il colore, questo blu celeste che richiama comunque Azzurra in quanto casa discografica, ma Azzurro in quanto ragazza Opicielo. Quindi vedo sempre un collegamento nelle cose che mi accadono, no? Beh, mi incuriosisce anche la versione karaoke come lato B.
Sì, questo è una cosa in più appunto per comunque dire che è tutto bello e anche può essere anche un gioco da condividere insieme con la base originale che poi magari possiamo fare anche un contest dove poi i fan potrebbero anche dare sicuramente la loro diversione. Senti, so che tra l'altro è già pronto anche un secondo singolo e stai lavorando, il lavoro dell'album procede alacremente. Sì, sono veramente molto felice perché nonostante appunto i tempi quelli che sono e comunque le restrizioni, siamo riusciti a essere presenti entro aprile, quello che già avevamo detto prima che succedesse appunto questa pandemia. Quindi è tutto seguito con cura, ma uscirà il secondo singolo nei prossimi 2 mesi per poi completare questa raccolta di questi brani con l'album a settembre, e aspettando ovviamente come tutti i miei colleghi, la cosa più preziosa, quella di poterla cantare dal vivo, avendo proprio l'interazione fisica con i fan, riconoscendo che comunque ci saranno delle nuove modalità, dei nuovi protocolli. Sicuramente da seguire, ma che non devono limitare la gioia e il desiderio di stare insieme, anzi devono darci diciamo quella sorta in più di informazione perché nessuno si faccia male, ecco. Senti, sono comunque passati 3 anni e mezzo da Luce Infinita. Io credo che comunque sia cambiato molto anche quello che può essere il tuo approccio alla musica. Sempre propositivo, sempre di speranza, ma a livello di sound, come sono cambiati anche i tuoi ascolti? Ecco, è proprio questo anche la sfida che mi ha dato questo brano, perché appunto è 10 anni dalla mia partecipazione ad Amici, quindi diciamo che la musica ovviamente subisce delle evoluzioni. Negli ultimi anni siamo abituati per lo più ad ascoltare la trap, il rap, comunque con tutti questi comunque nuovi messaggi. Di ritmo e di accenti. Sicuramente anche io mi sono piacevolmente documentata, comunque studiando e anche andando a, appunto a capire meglio quelle nuove tecniche, ma dicendo a me stessa di non perdere, diciamo la mia autenticità. Quindi c'è sempre bisogno di studio, di vedere sempre la musica come si evolve anche nella testa dei ragazzini, perché comunque veramente ci sono dei piccoli geni che sanno dire tanto e hanno uscito comunque molto di quelle che sono dei sentimenti molto, molto timidi. Da parte di questi ragazzi, quindi c'è questo incontro nuovo di sound, questo ricordo ovviamente di 10 anni di carriera. Però penso che essere se stessi sia la carta poi più giusta per affrontare qualsiasi epoca musicale, perché comunque ci saranno sempre le evoluzioni e come le mescolanze. Che sono belle, sicuramente sono sempre delle sfide. E 100 vite sicuramente è un buon ritorno con un nuovo sound e un nuovo modo anche di interpretare. Però sicuramente si parte sempre da una base classica. Ecco, la mia è sempre una base classica interpretativa dove nelle interpretazioni cerco di dare sempre qualcosa che possa ribaltare la mia, insomma, verità insieme con l'autore. No, anche perché appunto è vero, hai cambiato sound, comunque negli anni hai esplorato anche diversi sottogeneri musicali, però io credo che comunque uno dei tuoi punti di forza sia proprio quella riconoscibilità vocale e anche una forma interpretativa di cuore, perché comunque tu ci metti cuore, tu ci metti pancia, ci metti passione, quello lo hai sempre dimostrato e credo che sia un po' alla base anche del tuo scegliere le canzoni. Sì, anche se poi le canzoni hanno la capacità di scegliere anche te.
perché ho avuto sempre la grazia, davvero, di ogni canzone che ho cantato, ha sempre riguardato, appunto perché la musica, insomma, è speciale in questo, ti riguarda anche se tu non lo sai. Quindi qualsiasi pezzo che ho cantato mi ha preparato sempre a quello che io sono oggi. Credo che tutto sia stato importante e centrale, quello che mi è capitato di cantare. Quindi Cento Vite, penso che anche lei l'universo me l'abbia sottoposta, perché in questo momento la vita è quella che più bisogna privilegiare, privilegiare e proteggere, e sicuramente la vita, in quanto vita, non deve mai perdere l'entusiasmo, la gioia. È questo che insomma, per me mi dà tanta forza, perché se vita è, gioia è, non può essere altrimenti. Di questo periodo così difficile ti ha portato anche a riflettere su quello che può essere oggi il ruolo della musica? Beh, la musica, secondo me, in questo momento ha bisogno di molta verità. Forse è stata troppo commercializzata negli ultimi tempi. Quindi, in questo momento, credo che la musica abbia bisogno di noi, dei nostri sentimenti, dei nostri valori, perché comunque gli artisti sono stati sempre quelli che hanno veicolato i messaggi dell'anima, i messaggi che le persone comuni non potrebbero, diciamo, comunicare. Quindi è un impegno, credo che la musica abbia bisogno proprio di questo impegno oggi, di questo impegno di pace, di speranza, e di non monetizzare poi soprattutto e per forza, ma prima la musica ha bisogno del nostro cuore, poi il cuore sicuramente fa i suoi frutti, perché sempre se si semina si raccoglie. Però penso semplicemente questo. Bisogna cantare, Sincerità cantare, cantare. e condivisione. Io credo che comunque siano anche questi dei punti fermi di quello che è stato il tuo percorso in questi 10 anni. Ti ringrazio, ma una buona dose è stato sicuramente credere. La fede, tanti segnali a partire dai miei fan, a partire dalla gente che comunque mi ha sempre stimata. Quindi questa, anche se io non lo sapevo, è stata l'energia che non mi ha mai fatto smettere di crederci. Quindi non ho mai, credetemi, non ho mai smesso di sorridere e di chiedere al cielo, alle stelle, a Dio, sempre di essere pronta per un eventuale ritorno. Cioè di meditarlo e di essere proprio pronta, in forma, perché se ci credi, devi credere anche a quei tempi in cui non accade nulla, ma che quei tempi stanno preparando un qualcosa magari di grande. È sempre, poi restando con i piedi per terra, saperlo vivere, cioè qualcosa, diciamo, di particolare, ma talmente semplice che poi puoi solo non che ridere, sorridere e aspettare che questa cosa finisca, nella speranza e nell'attesa di poter ritrovare il mio pubblico, e non solo, per cantare live, perché questo è quello che poi rende quel pathos, ti dà quell'emotività, ti dà quella carica. E io poi credo che sia anche il messaggio di Cento Vite, quindi racchiudendo e tornando al punto di partenza, è proprio lì, sta proprio lì, nella passione, nella volontà di fare musica, nonostante tutto. Assolutamente, sì, assolutamente. Voglio dire, sono tanti sogni, sono tanti progetti, però credo molto in quello che sto vivendo, perché è molto, lo tocco con mano, sento che è pulito, sento che ha tanta cura e tanto, tanto amore. Quindi, voglio dire, ognuno faccia del suo meglio. Questo è il mio lavoro. E nulla, non vedo l'ora, appunto, che venga ascoltato alla mezzanotte di questa sera. Mi raccomando, Cento Vite, e niente, vi auguro 100 alla quintupla, alla centesima vita. Grazie mille Loredana, buona musica e a prestissimo. Grazie, All Music, un bacione, viva la musica!